Bene, buonasera a tutti. In realtà oggi non sono io a fare da moderatore, quindi lascio subito la parola a Gianita Lobischi, perché questa sera io sono l'ospite, quindi lascio fare gli Bene, onori di parola a Gianita. io indegnamente copro il ruolo di moderatore al posto di Alessandro, visto che lui, sarà lui questa sera a illustrarci il tema della serata. Benvenuti tutti a questo UniUrb Spritz. Come sapete, UniUrb Spritz ha traslocato per forza di cose dai bar fisici a questo grande bar virtuale. Stavamo commentando un attimo fa che il successo di questo UniUrb Spritz a distanza ha portato a un maggior contatto sociale di fronte ovviamente per forza di cose al minor contatto fisico. Noi questa sera siamo visibili su YouTube, su Facebook, LinkedIn e anche Tele2000 e sicuramente ne dimentico qualcuna e quindi abbiamo un auditorio ampio di sicuro e di sicuro più ampio di quello che avevamo in un bar fisico. L'argomento della discussione di questa sera è attualissimo. Parleremo delle app di tracciamento. Alessandro, che tutti conoscete, informatico all'Università di Urbino, ci parlerà di come funzionano, quali sono pregi, difetti, problemi. È chiaro che dai giornali abbiamo capito che sorge un problema sempre molto delicato di rapporto tra sicurezza e privacy. Alessandro ci spiegherà fino a che punto c'è questo pericolo e quali sono i rispettivi domini di sicurezza e di privacy da rispettare. E lo ringraziamo perché effettivamente devo dire, questa è una mia osservazione personale, dai giornali non ho capito molto, anzi ho capito pochissimo, quindi con molto piacere lo ascoltiamo e gli lasciamo la parola. So che deve anche mostrarci delle slide, quindi gli lasciamo tutto il tempo di cui ha bisogno e ovviamente io nel mio ruolo di moderatore raccoglierò le domande e spero di poterle riportare tutte, se invece saranno troppe faremo una cernita per forza di cose e poi Alessandro risponderà con calma al termine della sua esposizione. Prego Alessandro. Grazie mille Gianitalo, grazie a tutti. Condivido lo schermo, attendo che vada in condivisione per verificare che sia tutto ok. Eccomi qua. Bene, allora, l'argomento è quello che ha introdotto Gianitalo e ne parlo con molto piacere. Abbiamo deciso di dedicare questo UniUrb Spritz a questo argomento non soltanto perché ce ne occupiamo all'Università di Urbino e abbiamo internamente le competenze per farlo, ma anche perché è un argomento di strettissima attualità, sia perché in questo tempo in cui stiamo dedicando anche questi appuntamenti del giovedì sera all'emergenza coronavirus. Anche questo ovviamente è un argomento caldo, ma anche perché è un argomento anche più caldo di quanto non dovrebbe essere per via di alcuni problemi, a mio avviso, di comunicazione che hanno innescato un dibattito più acceso del dovuto sulle app di tracciamento. Un po' perché la tecnologia e il tracciamento sono due termini che messi insieme evocano degli scenari distopici che destano giusti timori. E sia perché la comunicazione è stata impostata su un piano, a mio avviso, estremamente sbagliato, perdendo di vista quali sono i principi, quali sono gli obiettivi e soprattutto quali sono i presupposti con i quali si è arrivati a pensare di sviluppare delle app in Italia come in tutto il resto del mondo. Per cui proprio da un passo indietro vorrei ricominciare cercando con voi di ripercorrere quello che a mio avviso doveva essere il giusto iter per arrivare poi a portare il dibattito su un piano costruttivo e vediamo se ci riusciamo insieme. Allora, il presupposto è che siamo in lockdown, un presupposto ovvio e noto a tutti.
ma scusate la banalità delle cose che sto enumerando, ma sento il bisogno di farlo proprio perché si perdono di vista quando si parla di app di tracciamento. Allora, c'è in atto una pandemia, siamo tutti potenzialmente positivi al virus e siamo tutti potenzialmente suscettibili, cioè potenzialmente a rischio di essere contagiati da chi è positivo al virus. Del resto sappiamo bene che i test diagnostici attualmente disponibili non sono sufficientemente numerosi, affidabili ed efficienti, dove efficienti può voler dire molte cose, perché si parla di qualcosa di efficiente se può essere fatto in tempi molto rapidi, ma anche se può essere fatto a costi molto bassi. È un dato di fatto che o per ragioni di costo o per ragioni di tempo, o per ragioni di risorse, non c'è la disponibilità di un numero di test diagnostici sufficiente a fare uno screening della popolazione e fotografare la situazione. Quindi si vive in una condizione di incertezza e l'altra cosa che è evidente è che il sistema sanitario ha una capacità limitata, cioè una capacità limitata di gestire con sufficiente attenzione, con sufficienti cure, i casi gravi, che comunque sono una percentuale non trascurabile, tutt'altro che trascurabile, come ben sapete. Notate che anche qui vorrei non avere nessuna intenzione polemica nel dire che la capacità è limitata, nel senso che per quanto sovradimensionato possa essere o adeguatamente dimensionato possa essere un sistema sanitario, siccome il contagio segue una legge esponenziale, chiunque abbia un minimo di nozione di matematica sa che una legge esponenziale prima o poi arriva a superare qualunque livello costante, qual è la capacità di un sistema sanitario. In realtà abbiamo anche visto che i sistemi sanitari un po' in tutto il mondo stanno reagendo con grande prontezza, non presentandosi come una costante, ma spostandosi verso l'alto per cercare di accogliere, ad esempio, nelle terapie intensive un numero sempre crescente di pazienti. Ma malgrado questo, ovviamente la capacità è da considerare limitata e quindi bisogna scongiurare il rischio che il numero di casi gravi superi questa capacità limitata, facendo collassare il sistema sanitario, ma soprattutto non potendo prestare le giuste cure a chi ne avrebbe bisogno. A questo punto che cosa è stato adottato? Un distanziamento precauzionale che, come giustamente sottolineava Gianita, è un distanziamento più fisico che sociale, perché in realtà di occasioni di socialità fortunatamente ne abbiamo, e il distanziamento precauzionale è stata l'unica misura disponibile per rallentare il contagio, perché il contagio avviene per contatto magari non fisico ma di prossimità, o addirittura contatto indiretto tramite superfici, ma comunque contatto. Quindi se tutti noi idealmente stessimo a una distanza, diciamo, illimitata gli uni dagli altri, il virus verrebbe eradicato perché non si potrebbe più propagare. Quindi sicuramente è una misura efficace. È efficiente? No. Perché il lockdown non è una misura efficiente? Perché proprio per, diciamo, la scarsa informazione che abbiamo sullo stato di salute e di positività al virus di tutti noi, teniamo distanziate anche persone che non sono infette e le teniamo anche distanziate tra di loro, e questo evidentemente è inutile e ha dei costi enormi, come ben sappiamo, dal punto di vista socio-economico, perché distanziamento fisico vuole anche dire lockdown di tutte le attività produttive, culturali, scolastiche, dell'istruzione e così via. E quindi chiaramente le conseguenze sono pesantissime. Allora, a questo punto, partendo da questo presupposto, possiamo chiederci quale sia l'obiettivo. L'obiettivo è quello di poter adottare invece delle misure mirate, ma per poter adottare misure mirate va da sé che dobbiamo essere in grado di prendere la mira. E prendere la mira vuol dire innanzitutto riuscire a diagnosticare appena possibile i nuovi casi, per fare cosa? Per isolarli e curarli soprattutto. Ma dobbiamo anche essere in grado di rintracciare i loro contatti precedenti alla diagnosi, perché c'è un periodo non trascurabile purtroppo nel quale si può essere stati totalmente asintomatici e contagiosi, ma anche, da quanto ci dicono i medici, chi ha sviluppato i sintomi poteva essere contagioso già da prima, per cui è necessario ricostruire, risalire a tutte le persone che possono essere venute in contatto con queste persone prima che venissero isolate, affinché loro stesse possano essere isolate.
E a questo punto i casi sono diversi, perché per fare una cosa di questo genere noi dobbiamo essere in grado di fare diverse cose, nel senso che se prendiamo il caso di un individuo, chiamiamolo A, che risulti positivo al virus, noi dobbiamo risalire ai suoi contatti B, C, D. Cosa vuol dire B, C e D? B, C e D sono ad esempio tre persone che l'individuo risultato positivo al virus ricorda chiaramente di aver frequentato e contattato, e quindi di averli esposti al possibile contagio nei giorni immediatamente precedenti a quelli in cui gli è stata diagnosticata la positività al virus. A questo punto B, C e D possono trovarsi in diverse condizioni. Immaginiamo che B sia a sua volta positivo, perché tutti i contatti che A riuscirà a ricostruire fornendo sufficienti informazioni all'autorità sanitaria verranno a loro volta contattati, testati rispetto alla positività al virus e isolati, cioè messi in quarantena. Bene, allora se B risulta positivo al virus, può essere stato infettato da A o può essere stato lui ad infettare A. Ma la cosa che più interessa è che anche lui rientra nella casistica di persona nuovamente riscontrata positiva, e quindi anche i suoi contatti dovranno essere in qualche modo rintracciati. E così via, fino ad arrivare ad una situazione nella quale tutti coloro che vengono contattati non sono positivi al virus e vengono messi in quarantena. Ma il caso di C è lievemente diverso, perché C al primo test non risulta positivo, ma stando in quarantena durante la quarantena svilupperà la positività al virus. Questo può succedere perché il virus ha un periodo di incubazione, la quarantena serve proprio a questo. Ma essendo stato isolato non ha avuto modo di contagiare nessun altro, e quindi con lui il virus si è diciamo estinto, cioè lungo quella strada non è stato propagato. Poi c'è il caso di D, che invece fortunatamente non ha contratto il virus e quindi passerà tutta la quarantena senza sviluppare la positività al virus. Buon per lui. Ma a questo punto che cosa può succedere? Può succedere che A si sia dimenticato di qualcuno che invece aveva frequentato. O può anche succedere che X, questo X generico che è la quarta delle persone che erano venute in contatto con A, A potrebbe anche averlo infettato in modo totalmente inconsapevole, ad esempio per un contatto indiretto attraverso delle superfici. Ecco, questo è quello che noi possiamo cercare di fare per intraprendere delle azioni mirate. E questo meccanismo è perfetto? Purtroppo no. Allora, efficace lo potrebbe essere, perché se davvero fosse perfetto, il virus verrebbe eradicato senza bisogno di avere un lockdown e quindi senza pagare il costo enorme di quella inefficienza di tenere isolate tra di loro persone entrambe non infette. Ma capite bene che questo meccanismo non è perfetto, e non è perfetto per molte ragioni, perché intanto ha un'efficienza che è relativamente modesta, perché l'efficienza è quella che ci dice se otteniamo lo scopo con il minimo spreco di risorse. Allora, qui l'efficienza è senz'altro la migliore che possiamo attuare con le informazioni a nostra disposizione e con la massima collaborazione di tutti, ma è evidente che fa leva molto fortemente sul senso civico. E non è perfetto per mille ragioni, perché si affida alla memoria umana e alla consapevolezza anche dei nostri spostamenti e dei nostri contatti, che non sempre è totale. Ora facciamo un gioco di immedesimazione, e lo faccio per me stesso, ma invito voi a farlo altrettanto. Allora, se io fossi A, vorrei avere una memoria formidabile per riuscire a ricordarmi di tutti i contatti, di tutte le persone che ho esposto potenzialmente al contagio, in modo da offrire la massima collaborazione all'autorità sanitaria. E soprattutto vorrei ricordarmi anche di X, o vorrei essermi accorto anche di X, cosa che anche in tutta buona fede potrei non aver assolutamente notato. Se fossi B, C o D, cioè qualcuno che viene contattato dall'autorità sanitaria, che mi dica, guarda, sei stato esposto al contagio, fai il tampone e mettiti in quarantena, sarei molto grato ad A per essersi ricordato di me, e anche all'autorità sanitaria per aver ricostruito il più in fretta possibile questa catena.
Se fossi X, francamente, mi sentirei tradito sia da A che dal sistema sanitario. Ecco, questa è un po' il mio gioco di immedesimazione, poi ognuno di voi l'avrà fatto e magari sarà giunto a conclusioni diverse, ma queste sono le mie. E su questa immedesimazione si basano le mie considerazioni. Allora, noi cittadini cosa possiamo fare per passare da una fase di lockdown a una fase di misure mirate? Dobbiamo rendere efficace ciò che è imperfetto. Questo sistema è imperfetto, ma sta a noi renderlo efficace. Come facciamo? Dobbiamo rispettare ovviamente le norme di distanziamento e di igiene, dobbiamo sottoporci a controlli quando e come ci verrà indicato e quindi quando e come è possibile, perché non dimentichiamo il presupposto che test diagnostici efficaci, efficienti e in numero sufficiente al momento non ci sono, quindi anche su questo dobbiamo attenerci a ciò che il sistema sanitario è in grado di offrirci. Ma soprattutto, tre, se positivi dobbiamo offrire la massima collaborazione e quattro, se allertati, cioè se nelle condizioni di B, C e D, dobbiamo sottoporci ai controlli e alla quarantena. Questo va da sé e penso che chiunque di noi abbia un senso civico sufficiente per accettare, o senza nemmeno bisogno che qualcuno glieli dica, questi dettami. Ma oltre al senso civico che confido che tutti abbiamo, ci servirebbe anche una memoria formidabile, che invece sono certo io per primo di non avere. E purtroppo anche questa non basterebbe. E sapete perché non basterebbe? Perché, e questo è risaputo, ci sono dati, statistici e oggettivi che lo dicono, che anche qualora avessimo una memoria formidabile, per ricostruire la catena di contatti di una persona risultata positiva serve almeno il lavoro, 12 ore di lavoro di una persona. E capite bene che sono risorse che non abbiamo, e non solo, ma il tempo, queste 12 ore, sono 12 ore nelle quali in realtà il virus si propaga e quindi renderebbero imperfetta qualunque misura volessimo adottare anche con tutta la buona volontà. E allora cosa può fare la tecnologia? Ma la tecnologia può venirci in aiuto per cercare di potenziare delle nostre qualità. Ad esempio, offrendoci della memoria in più, tenendo traccia di contatti e spostamenti, offrendoci delle prestazioni più elevate, incrociando i dati praticamente in tempo reale, anziché in giorni di lavoro, e offrendoci potenzialmente l'anonimato, cioè gestendo i dati senza svelare l'identità delle persone a cui quei dati si riferiscono e tutelando la privacy, cioè incrociando i dati anche senza guardarli. E a questo arriviamo tra un attimo. Ma per dirvi che cosa intanto? Che, come vedete, la tecnologia non interviene come il grande fratello per costringerci, per toglierci delle libertà, ma per agevolare un processo che richiede la collaborazione di tutti, e lo spirito collaborativo vuole anche dire essere disponibili a dire qualcosa di sé, ovviamente non per svelarlo al mondo, ma per collaborare con l'autorità sanitaria. Questo è un presupposto imprescindibile. Ecco, se accettiamo il presupposto di prima che abbiamo visto in quel gioco di immedesimazione, adesso vediamo come la tecnologia possa venirci in aiuto per renderlo più efficace e anche più rispettoso delle nostre libertà e dei nostri diritti. Ma perché proprio un'app? Perché si parla di app anziché di una generica tecnologia? Si parla di app perché gli smartphone sono in possesso del 93% degli italiani. Sono dotati di sensori di posizione e di prossimità e quindi riescono proprio a, sapere qualcosa e darci quelle informazioni che risultano fondamentali per questo tipo di incroci di dati. Sono capaci di conservare i dati e quindi supportano la nostra memoria. Sono capaci di comunicare tra di loro e con dei server eventualmente, sono capaci di elaborare informazioni e anche di incrociare dati e in più, cosa ovviamente importantissima, sono i dispositivi più personali di cui disponiamo. E questo, prima ancora di pensare che possa darci problemi di privacy, ci dà da loro una caratteristica importantissima. Sono gli unici dispositivi che con buona approssimazione hanno una posizione che coincide con la nostra. Se io dovessi pensare al laptop che ho qui davanti o allo schermo che ho lì o a qualunque altro dispositivo elettronico, la sua posizione sarebbe del tutto inutile perché in realtà è la mia posizione che io voglio tutelare, che io voglio tracciare. E allora ho bisogno di farlo attraverso un dispositivo che stia sempre con me.
Ma c'è un'altra ragione, che le app sono puramente software, quindi linee di codice che possono viaggiare via internet e possono essere installate immediatamente su tutti gli smartphone già disponibili e già in mano agli utenti. E quindi in tempo zero e con costi bassissimi diventa una tecnologia abilitante che può essere portata a tutti quelli che hanno già uno smartphone. Quindi capite che la scelta va da sé. È ovvio che non è l'unica scelta e l'unica tecnologia sulla quale fare affidamento, perché quel 7% non è mica trascurabile. Tra l'altro, tipicamente un 7% di una fetta di popolazione particolarmente vulnerabile. Ma è evidente che non sfruttare questo potenziale sarebbe scellerato, considerato la situazione in cui ci troviamo di lockdown totale e le conseguenze che questa ha pesantissime. Bene, ma app, libertà e diritti. Allora, pensiamo prima di tutto alla libertà. La libertà è proprio quella che stiamo faticosamente cercando di riconquistare. Quindi non stiamo parlando di una limitazione, ma di una riapertura, di un'emancipazione. E le app sono una parte di questo processo che ci deve far uscire dal lockdown. Quindi la libertà è senz'altro tutelata dalle app, non lesa dalle app in questa fase. L'anonimato. Allora, per anonimato si intende non soltanto il fatto che io conferisca, ad esempio, a qualcuno dei dati senza dire che sono Alessandro Bogliolo, ma attiene al fatto che sia impossibile risalire alla mia identità da quei dati. Cosa molto più sottile e molto più difficile da garantire. La privacy. La privacy invece è un diritto alla riservatezza della mia vita privata e dei miei dati personali. E questo ovviamente è un valore che va tutelato e va tutelato anche in condizioni di pandemia. Ovviamente poi quando dovesse essere in contrasto con altri valori bisogna in qualche modo metterlo su un piatto della bilancia, ma in questo caso cerchiamo di capire se grazie alla tecnologia questo possa non essere messo su due piatti diversi della bilancia, ma se invece insieme possano essere tutelati la privacy, la sicurezza e la salute pubblica. Diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è il diritto alla cancellazione dei propri dati personali dai sistemi informatici o da qualunque altro sistema nel momento in cui noi decidiamo di esercitare questo diritto o non sia più necessario all'erogazione, ad esempio, di un servizio il fatto di aver conferito i nostri dati. Beh, qui la cosa è molto semplice, perché passato il periodo di incubazione del virus, in realtà non c'è nessuna ragione per cui qualunque dato noi abbiamo conferito a chiunque per il contenimento epidemico resti nelle mani della persona a cui l'abbiamo conferito. Quindi qui va da sé, i dati devono poter essere cancellati, ma adesso vedremo come anche le altre cose possano in realtà essere tutelate. E arriviamo finalmente, mettendo insieme tutti questi pezzi, alle app di tracciamento, che sono l'argomento di cui stiamo parlando. Allora, la finalità è rintracciare, sottoporre a controlli e o quarantena chi è stato esposto ad alto rischio di contagio. Quindi è questo alto rischio di contagio che le applicazioni devono consentire di valutare. E non è per niente facile, intendiamoci. Ma il contagio può essere o un contagio diretto, E questo presuppone che ci sia stata una prossimità fisica tra le persone o addirittura un contatto tra le persone, oppure potrebbe essere un contagio indiretto, cioè attraverso superfici che una persona positiva al virus ha in qualche modo infettato e che poi un'altra persona per semplice contatto, ad un'altra persona procura a sua volta la trasmissione del virus. Ci sono due tecniche possibili che sono in corso di valutazione e che in tutto il mondo sono oggetto di sviluppo da parte degli sviluppatori e anche di ricerca scientifica molto intensa. Rilevare la prossimità e rilevare la posizione, perché chiaramente se il contagio avviene per prossimità e per contatto con oggetti, è chiaro che chi ha incontrato e dove sei stato sono i due elementi che possono valutare questo alto rischio di contagio, che consentono di prendere misure mirate contattando le persone che a questo alto rischio di contagio sono state esposte. Bene, allora ne analizziamo una alla volta. La prossimità. Allora, perché due dispositivi fisici
si accorgano di essere in prossimità. Stiamo pensando quindi ad applicazioni mobili e vediamo che tecnologie i nostri smartphone possono mettere in campo. Allora, perché possano accorgersi di essere in prossimità? La cosa più semplice è fare in modo che i nostri cellulari sfruttino il canale Bluetooth. Tutti sappiamo che il Bluetooth serve per comunicare a brevissima distanza, ad esempio per far comunicare il nostro smartphone con l'auricolare. Ecco, Bluetooth funziona a distanza di pochi metri, quindi se due dispositivi riescono a comunicare in Bluetooth è segno che sono molto vicini e tipicamente sono molto vicine anche le persone che li stanno portando con sé. Quindi la prima idea è stata quella di dire, bene, facciamo in modo che due dispositivi si scambino i dati. Ad esempio, immaginiamo che A tenga traccia del fatto di essersi scambiato segnali Bluetooth con B e nella propria rubrica annoti di aver incontrato il tal giorno alla tal ora B. Dopodiché, a un certo punto, A, vi ricordate, quel paziente che risulta positivo, che cosa fa? Per collaborare con l'autorità sanitaria non si limita a sforzarsi di ricordare, ma a questo punto nel suo telefono ha la traccia che gli dice guarda, ha incontrato B tal giorno alla tal ora. Lui dice all'autorità sanitaria di essere venuto in contatto con B nel periodo di incubazione e nel periodo di contagio, scusate, a questo punto l'autorità sanitaria contatta B, magari proprio sfruttando i contatti che A aveva in rubrica. Allora è chiaro che questo meccanismo non ha tutelato granché la privacy. Perché? Perché ha intanto detto ad A che B era la persona a lui prossima e magari non si stavano parlando questi due, erano semplicemente seduti vicino al bar. E notate che questo non è soltanto una cosa che potremmo decidere di fare tra amici, ma tutte le persone che erano insieme ad A e B in quel bar in realtà sarebbero state a sufficiente distanza per essere diciamo annotate nella rubrica di A come persone contattate e tutte queste verrebbero contattate dall'autorità sanitaria perché A lo sta dicendo. Quindi capite che qui viaggiano molte informazioni. Allora, per ovviare a questo si sono utilizzati degli pseudonimi, si è deciso di utilizzare degli pseudonimi. E B, anziché dire attraverso il canale Bluetooth ad A, ehi, sono B, gli dice sono XVFHF765 e A non sa chi sia. Quando A risulta positivo, adesso dà lo pseudonimo. Ma se dà lo pseudonimo di B, l'autorità sanitaria dice io che ce ne faccio di questo pseudonimo? Questo non mi dice niente, non mi dà il contatto, non mi dici chi è. Pazienza, tu ci hai messo la tua buona volontà, ma io non posso rintracciare B. Perché questo? Perché con gli pseudonimi in realtà tenere traccia dei segnali altrui non tutela le altre persone, tutela noi stessi, perché guardate come funziona. Adesso immaginate che anche B abbia tenuto traccia dello pseudonimo di A, che è quest'altro, TG45, eccetera, eccetera. Ecco, quindi B ha memorizzato lo pseudonimo di A e A ha memorizzato lo pseudonimo di B. Quando adesso A risulta positivo, all'autorità sanitaria non dà più lo pseudonimo di B, ma dà il proprio. Dà soltanto il proprio pseudonimo, che a quel punto l'autorità sanitaria diffonde a tutti e ciascuno guarda tra i suoi contatti se è venuto oppure no in contatto con questo pseudonimo. Se è venuto in contatto, allora sapete cosa fa? È lui a contattare l'autorità sanitaria per dire «Ehi, guarda!» Nel mio cellulare ho trovato proprio una stringa, cioè una sequenza di caratteri uguale a quella che tu hai diramato. Io non so di chi sia, ma so che ho incontrato questa persona, quindi per favore fammi il tampone o dimmi che cosa devo fare. Ok? Per rendere la cosa ancora più, diciamo, cauta dal punto di vista della tutela della privacy e dell'anonimato, i sistemi che sono in corso di sviluppo, dico sistemi perché in tutto il mondo si stanno sviluppando e anche Apple e Google si sono messe insieme per sviluppare un protocollo che funzioni proprio così, vengono randomizzati e cambiati continuamente. Per cui questo vuol dire che ciascun cellulare non ha uno pseudonimo con il quale lo si potrebbe rintracciare in tutti i suoi spostamenti, ma pseudonimi randomizzati che cambiano continuamente.
E questo fa sì che nessuno riesca nemmeno a rintracciarlo o identificarlo mettendo insieme tutti gli pseudonimi o inseguendolo per certi versi. Ok? Questo vuole anche dire che quando una persona risulta positiva non darà più un solo suo pseudonimo, ma tutti i propri pseudonimi che verranno a quel punto diramati. Questo pone dei problemi di quantità di dati che devono viaggiare, ma per ora, diciamo, questo è un tecnicismo nel quale per oggi non intendo addentrarmi, a meno che non ci siano domande specifiche. Andiamo ancora avanti e vediamo invece cosa si può fare con gli spostamenti. Ora, tutti sapete che i cellulari hanno i GPS e servizi di localizzazione e quindi in teoria potrebbero mantenere traccia di tutti i nostri spostamenti. E molti di voi magari già lo fanno, ma io non sto parlando delle tracce che tenete sui server di Google, sto parlando delle tracce che potete tenere direttamente sui vostri cellulari. Quindi, ancora senza aver svelato niente a nessuno. Immaginate che a questo punto A risulti positivo e nel risultare positivo dia all'autorità sanitaria la propria traccia. E l'autorità sanitaria, in un sistema centralizzato, cosa farebbe? Chiederebbe a tutti quelli che vogliono garanzia di non essere entrati in contatto con A, chiederebbe le proprie tracce. E riscontrando un incrocio, a quel punto darebbe riscontro all'utente che ha incrociato A, disgraziatamente, nei giorni immediatamente precedenti. Ok? Ma capite che anche questo non solo sarebbe lesivo della privacy di un sacco di persone che dovrebbero dare tutte le tracce ad un'autorità terza, ma comporterebbe anche un accumulo di informazioni preziosissime nelle mani di una stessa entità, che adesso io lì bonariamente ho rappresentato come l'autorità sanitaria, ma potrebbe essere anche qualcuno che prima o poi potrebbe finire per farne un uso distorto o potrebbe non darci sufficienti garanzie di cancellazione finita l'emergenza. Bene, ma anche qui si può utilizzare un approccio decentralizzato. Allora, immaginate che quando A risulta positivo dica, per dare massima collaborazione all'autorità sanitaria, dove è stato negli ultimi giorni, e sulla base di quelle informazioni e magari di informazioni che altri casi positivi danno, l'autorità sanitaria decida di diramare informazioni su quali sono i luoghi di più alta probabilità di contagio. A questo punto tutti questi verrebbero diramati e diffusi a tutti coloro che sono in possesso di questa applicazione, che confronterebbero quei dati con le proprie tracce. E confrontandoli con le proprie tracce, se riscontrassero localmente, quindi senza mai aver dato a nessuno i propri dati, una corrispondenza, sarebbero come prima loro stessi a contattare l'autorità sanitaria. Bene, a questo punto abbiamo tutti gli elementi per capire ad un livello ancora molto generale, senza tecnicismi, e spero che insomma sia questo il taglio che sto riuscendo a dare a questo intervento. Abbiamo tutti gli elementi per discutere quali sono i limiti di queste tecnologie, perché qui spero di avervi convinti del fatto che le tecnologie funzionando in questo modo darebbero ottime garanzie e concilierebbero in modo molto bene gli interessi, in modo molto buono, gli interessi di tutela dei diritti personali e di diritti e interessi collettivi come la salute pubblica, ma hanno dei limiti. Sia il Bluetooth che la localizzazione hanno forti limiti di accuratezza, di affidabilità, perché i nostri smartphone sapete bene che non sempre fanno esattamente quello che noi speriamo che facciano, ogni tanto si piantano, come si dice. Ecco, anche tutte le interfacce, Bluetooth in primis, possono non funzionare come noi ci aspettiamo. Ovviamente impattano il consumo di potenza e di batteria, per quanto ci sia modo di mitigarlo moltissimo questo impatto, e tanto per il Bluetooth Low Energy quanto per la localizzazione adattativa si sono fatti enormi progressi, ma hanno anche una dipendenza dell'efficacia dalla percentuale di adozione, dal tasso di adozione. E questo è particolarmente grave per il Bluetooth, che funziona per contatto. Capite che la probabilità che questo meccanismo funzioni è legata alla probabilità che le persone abbiano l'applicazione installata e il Bluetooth acceso. E questa dipendenza è quadratica, cioè vale a dire che se ad esempio è 0,6 questa probabilità, che corrisponderebbe a un tasso di adozione del 60%, in realtà la probabilità che due persone abbiano entrambe questa applicazione e la stiano usando è il quadrato di questo 0,6, che è circa 0,35, quindi bassissimo. Allora capite che c'è bisogno che tantissimi la adottino per avere un'efficacia davvero alta.
Per la localizzazione questa dipendenza è un pochino minore, perché comunque l'autorità sanitaria sia arrivata a determinare che in un determinato luogo c'era una alta probabilità di contagio, basta che io abbia l'app, non c'è bisogno che anche tutti gli altri ce l'abbiano perché io possa essere informato. E quindi il tasso, diciamo, la dipendenza è circa lineare, quindi diciamo ne risente molto di meno. Un altro problema è la retrocompatibilità. Queste tecnologie che si stanno sviluppando funzioneranno su tutti quei cellulari in mano al 93% della popolazione? Ecco, purtroppo no. E siccome in particolare per i protocolli Bluetooth si stanno sviluppando nuovi protocolli che implementino le cose che vi dicevo, è probabile che i cellulari più vecchi non supportino questa modalità. Bene. Abbiamo, spero, siamo giunti alla conclusione che le app vanno bene, ma devono essere rispettati alcuni principi, alcune specifiche di progetto. Decentralizzazione, tutela dell'anonimato, della privacy e del diritto all'oblio sono imprescindibili perché? Perché se esiste un modo perché la tecnologia li possa garantire, la tecnologia li deve garantire. Quindi prima di dire perché cosa mettiamo prima, se la salute pubblica o la privacy, ma se possono essere tutelati insieme, è un dovere tutelarli insieme. Deve essere una specifica di progetto. Progetti che non la tutelino vanno messi da parte. Poi l'approccio olistico, che sia agnostico rispetto alle tecnologie, non prenda per buona una tecnologia rinunciando alle altre, perché abbiamo visto che tutte le tecnologie hanno dei limiti e quindi vanno usate tutte quelle disponibili. E quindi sia la prossimità che la localizzazione, è bene che vengano utilizzate entrambe. L'interoperabilità è molto importante, l'utilizzo di protocolli aperti e di sorgente aperto, cioè questa è una filosofia, diciamo così, una modalità di sviluppo del codice, è bene che il codice sorgente venga reso disponibile agli sviluppatori di tutto il mondo perché lo migliorino e anche perché guardandoci dentro verifichino che faccia esattamente quello che chi lo sviluppa dichiara che farà quando si tratta di cose che hanno un interesse pubblico. Ora, sapete che l'app che è stata scelta è Immuni e io vorrei dirvi quali sono stati, a mio avviso, gli enormi errori di comunicazione che il governo ha fatto sull'app Immuni. Allora, ha lanciato una call to action fast, 2 giorni, per raccogliere proposte. Credo che ne abbia ricevute 800, ma credo perché in realtà non si è avuto nessun riscontro. Io stesso, avendo presentato una proposta, non ho neppure avuto la notifica di averla mandata, quindi nulla. Dopodiché è stata nominata una commissione di 75 esperti per valutare queste proposte. La commissione è venuta fuori con il nome di un'app e il nome di una società. È chiaro che se si chiamano 75 esperti, non ci si aspetta un nome come esito di una valutazione, ma ci si aspetta che cosa? Proprio i ragionamenti o le conseguenze dei ragionamenti che abbiamo appena fatto insieme che portino a dettare dei requisiti, delle specifiche, dei principi di progetto a chi dovrà svilupparlo. Invece, uscendo con un nome di un'app, si è data l'impressione che l'app esistesse. E questo è stato gravissimo come errore di comunicazione, perché un'app che si dice esistere con specifiche che non vengono dichiarate e con il codice che non è mai stato fatto vedere a nessuno ha dato subito l'impressione che si partisse con il piede decisamente sbagliato e contrario ai presupposti che ho appena espresso. E questo ha acceso un dibattito molto vivace che secondo me poteva essere tranquillamente evitato. Dopodiché, diciamo, anche se non è mai stato detto chiaramente, era chiaro che l'app non esisteva perché non esistevano ancora le specifiche. Tant'è che se avete seguito i telegiornali oggi hanno parlato proprio delle specifiche. Ecco, le specifiche sono quelle a cui finalmente si è arrivati adottando un approccio decentralizzato. L'app Immuni sarà basata totalmente sul Bluetooth, ma ci sono tante altre tecnologie che poi saranno sinergiche per aggiungere anche l'altra componente. Noi stessi ne stiamo sviluppando una che si chiama Digital Arianna. E a questo punto, per l'app Immuni che utilizzerà il Bluetooth, si sta attendendo che Apple e Google rendano disponibili i propri protocolli. Quindi ci vorrà un po' di tempo perché dovrebbero renderli disponibili in versione preliminare alla fine di questa settimana e poi bisognerà usarli per sviluppare quest'app e renderli disponibili a tutti. Bene, a questo punto mi avvio alla conclusione per dire che le app devono essere viste come strumenti di emancipazione e ausili personali, che rafforzino il nostro senso di responsabilità e la nostra consapevolezza, sia di atteggiamenti sia nell'utilizzo delle app,
che non sostituiscono il nostro buonsenso, né tantomeno il senso civico, ma anzi devono aiutarci a svilupparlo e a metterlo in pratica. Ed è importantissimo che nessuna app, o meglio, qualunque sia l'app che deciderete di installare sui vostri cellulari o qualunque sia l'app che il governo ci inviterà ad installare sui nostri cellulari, uno, è importantissimo che lo facciamo perché la sua efficacia dipenderà indubbiamente dal tasso di utilizzo, secondo, non fidiamoci degli automatismi e sapendo che l'app fa qualcosa per tutelare noi e gli altri, sorvegliamola per essere certi che stia davvero funzionando. Quindi non deve essere qualcosa di cui diffidare, ma qualcosa di cui non fidarci, nel senso che è bene che ci mettiamo del nostro per farla funzionare al meglio. Grazie mille e aspetto le domande che Giannita non mi rivolgerà. Grazie Alessandro, sì, ci sono già delle domande. Io ho due tabelle, quindi non seguirò un ordine facilmente comprensibile. Io comincio dalla prima, che mi dà subito una domanda abbastanza generale, che è questa: con quali strategie, come si può incentivare l'uso dell'app? Ed è Francesco D'Angelo che te la rivolge. Ma allora, dal nostro punto di vista, per incentivare l'uso dell'app ci sono due cose che possiamo fare. Una è chiarire le cose che spero di aver contribuito a chiarire, cioè chiarire che l'app è nell'interesse di tutti utilizzarla, e questa dovrebbe essere la prima motivazione, che è basata sul senso civico, ma anche sul fatto che, come avete visto negli esempi che vi facevo, l'app tutela prima di tutto noi stessi, prima di tutelare gli altri. Quindi, se non altro, facciamola per interesse personale. L'altra cosa però che ci tengo a dire è che esistono delle tecnologie, noi stessi ne abbiamo sviluppata una, che danno anche una quantificazione e, perché no, una premialità al valore sociale dei gesti individuali. Ecco, utilizzare delle app come queste, che vanno nell'interesse collettivo, meritano di essere premiate con dei certificati o dei voucher di impegno sociale. E siccome la tecnologia per farlo c'è, diciamo, noi per primi l'applichiamo e ben volentieri la rendiamo disponibile. Bene, passo alla domanda di Paolo Cecchini, che confronta una diversa scala di tempi. Lui dice, chiede: si rischia un'esplosione esponenziale dei falsi positivi, considerando i tempi lunghi delle diagnosi? Allora, questa è un'ottima domanda e a mio avviso l'esplosione dei falsi positivi è più che altro un rischio di esplosione dei falsi allarmi, diciamo, prima ancora dei falsi positivi, che li vedo più come qualcosa legato ai test diagnostici. Allora, i falsi allarmi invece ci sono e come, e tenete conto che l'applicazione, anche il caso ideale che io vi facevo, dei falsi allarmi li genera, nel senso che comporta che venga messa in quarantena delle persone che fortunatamente non hanno sviluppato il contagio. Qual è il vero problema dei falsi allarmi? Il caso in cui le persone che non hanno, diciamo, risultano non aver sviluppato il virus, non essere state contagiate, non è che non sono state contagiate perché fortunate, ma perché in realtà non sono proprio venute in contatto con la persona, ed è colpa dell'inaccuratezza dei sistemi averle allertate. Allora, questo purtroppo non possiamo escluderlo. E per questo dico che le tecnologie devono lavorare insieme, perché tutte le tecnologie disponibili hanno dei limiti di accuratezza. E l'altra cosa, che secondo me è importantissima, non devono innescare degli automatismi. Cioè, non deve essere il click di un pulsante da parte di un utente risultato positivo ad allertare tutti quelli con cui è venuto in contatto. Ma c'è bisogno che ci sia un filtro da parte dell'autorità sanitaria nella valutazione di quali di queste allerte propagare, perché senza questo filtro nessuno sa quanto esploderà il numero di persone che verranno allertate, e quindi non può essere fatto senza un meccanismo di retroazione, senza un meccanismo che, vedendo che i primi due giorni ci sono 1 milione di persone allertate, il giorno dopo dica ok, dobbiamo in qualche modo tarare alcuni parametri. Bene, leggo la domanda di Laura Chiuselli. In che senso dobbiamo controllare che l'app funzioni?
Sì, allora, parlo per l'app che già esiste, che si chiama Digital Arianna e che noi stessi stiamo sviluppando, per cui parlo dei limiti di un'app che abbiamo sviluppato noi. Allora, ad esempio, l'app che stiamo sviluppando noi mantiene tracce locali degli spostamenti dell'utente, cioè sul proprio cellulare. Questa app, per cercare di limitare al massimo il consumo di batteria, campiona nuovi punti soltanto quando rileva un forte spostamento, altrimenti non li campiona. Quindi se io sto a casa tutto il giorno, con 4-5 campioni tutto il giorno me la cavo, se cammino invece inizia a campionare di più. Ecco, se io sono in una situazione in cui ci tengo ad essere tutelato dall'app, è bene che io apra l'app e guardi se sta effettivamente funzionando. Perché i sistemi operativi, ad esempio, per risparmiare potenza potrebbero mandarla a dormire, dirle guarda, non fare nulla, cose di questo genere. Ma anche avrete tutti provato con le interfacce Bluetooth, con le interfacce Wi-Fi. Se voi, pensando adesso invece a quella che funziona con il Bluetooth, ci tenete a tenere acceso il vostro Bluetooth, è bene che verifichiate ogni tanto che sia effettivamente acceso. E in tutte le situazioni in cui volete che l'app vi tuteli, è bene che aiutiate l'app a tutelarvi, cioè verificando che stia funzionando correttamente e, come ad esempio la nostra app consente di fare, magari forzandola ad acquisire un punto proprio in quel momento o annotando perché in quel momento voi ritenete che sia opportuno che l'app funzioni. Torno un attimo alla lista di domande su YouTube. Paolo Cecchini che chiede: il garante ha sposato l'approccio Google Apple che affida la propagazione dell'informazione alla libera scelta dell'individuo, e questo sarà sufficiente? Allora, questo è quello che dicevo prima. Purtroppo non lo so, non so dire né se sarà sufficiente né se sarà eccessivo, perché c'è una, diciamo, una giusta precauzione, che è quella di sbloccare la possibilità per l'utente di allertare i propri contatti solo quando riceve una chiave perché è risultato positivo, e quindi quantomeno falsi allarmi per condolo, diciamo, di procurato allarme non dovrebbero esserci. Però, come dicevo prima, l'automatismo che scatena l'allerta di tutte le persone venute in contatto al semplice clic di un pulsante, ecco, secondo me questo potrebbe dar luogo al problema opposto, cioè dell'eccesso di falsi allarmi. Però sono d'accordo con Paolo nel dire che non abbiamo niente che ci garantisca che poi il senso civico delle persone risultate positive le induca a premere quel pulsante. Andiamo un pochino più sul tecnico con Paride Dominici. Lui chiede: si sa con quale algoritmo verrà calcolato il codice univoco di identificazione che viene scambiato attraverso il Bluetooth? Allora, in realtà sì e no, nel senso che ancora, come dicevo, le specifiche sono molto blande. Sto parlando ovviamente dell'app Immuni, perché ci sono diversi approcci che contemporaneamente vengono sviluppati e che si basano tutti grosso modo sul meccanismo decentralizzato di cui ho parlato. Quindi Apple e Google ne stanno sviluppando uno, e finché non verrà rilasciato, anche quello verrà rilasciato questo fine settimana, le specifiche sono ancora relativamente provvisorie, ma soprattutto non è detto che sia quello il protocollo che verrà usato. Quindi io però francamente non vedo grossi problemi nel fidarci oppure no degli algoritmi di randomizzazione degli pseudonimi, perché quelli penso che siano, cioè che sia relativamente facile farli abbastanza robusti. Il problema che vedo di più è di natura, se volete, ingegneristica e di architettura di sistema e di scalabilità, perché gli pseudonimi che ogni cellulare terrà in pancia saranno tantissimi, e questi dovranno in qualche modo essere tutti conferiti e tutti propagati affinché il sistema decentralizzato funzioni. Quindi ci saranno, secondo me, tantissime cose che andranno aggiustate alla luce dei primi test di funzionamento sul campo.
Sempre rimanendo sul tema della utilizzabilità o meno, Stefano Calboli chiede se si è a conoscenza di indagini, di dati sulla volontà degli italiani. Dice che negli Stati Uniti il dato è sconfortante perché sembra che uno su tre non abbia alcuna intenzione di installare l'app. Allora, questo uno su tre, oggi ho sentito al telegiornale una dichiarazione assolutamente fuori luogo, che diceva che anche qualora il 30% degli italiani adottassero l'app, comunque funzionerebbe. Ecco, secondo me non è assolutamente vero. Dei dati ci sono, però sinceramente non li ho presi in seria considerazione, quindi non li so riferire a memoria sui sondaggi, né saprei citare la fonte, quindi evito, ma ci tengo a precisare che per come è stato impostato il dibattito, secondo me i dati sono totalmente falsati e per questo quelle cose che dicevo prima riguardo gli errori di comunicazione, secondo me sono errori gravissimi, non errori così così, perché è un'applicazione che se mal comunicata tanto vale non svilupparla. Bene, Stefano Sartini invece si preoccupa della possibilità, si preoccupa nel senso che, anzi sarebbe un dato positivo, che si stanno diffondendo i dati sulla presenza di anticorpi, cioè sul fatto che ci siano degli immuni, degli immunizzati con il test sierologico. E dice, potrebbe essere interessante poter volontariamente comunicare all'app la personale guarigione assicurando la presenza di anticorpi plasmatici? Allora, questo mi sembra molto interessante, però non so giudicare assolutamente dal punto di vista sanitario che cosa questo comporti e non sono nemmeno certo, e forse, anzi forse sicuramente Stefano lo sa meglio di me, se la presenza di anticorpi dia effettivamente una garanzia di immunità e per quanto tempo, perché non credo che ci siano dei dati consolidati in questo senso. Però sarebbe senz'altro, diciamo, come in ogni modello epidemiologico, questo ci direbbe, cioè sottrarrebbe in qualche modo suscettibili al virus e quindi sarebbe un modo per confinarlo proprio perché ci sono persone immunizzate, quindi sarebbe un dato importantissimo. Tra l'altro provo ad aggiungere una cosa io, mi pare di aver letto che il numero degli immunizzati sembra essere particolarmente alto nei luoghi in cui si è fatta a tappeto, si è fatto il test sierologico, sembra che ci sia una percentuale, oggi leggevo i dati di Bergamo oggi, una percentuale di immunizzati che si avvicina alla famosissima immunità di gregge, quindi questo è un dato che potrebbe essere importante nei prossimi. Leggo un'altra domanda. Dice se la scelta del governo, se l'app che viene scelta dal governo è Immuni, quale sarebbe il ruolo di Diari? I determinanti potrebbero venire fusi? È una buona domanda. Allora, il ruolo. Devo fare una premessa doverosa. Noi continuiamo a sviluppare Diary senza preoccuparci di Immuni, perché come ogni progetto, diciamo noi come tutto il mondo e tutti i gruppi in Italia che si sono messi in questa impresa, perché è un progetto estremamente interessante, per cui i problemi che stiamo affrontando e a fatica risolvendo sono problemi che sono molto contento di aver affrontato e risolto. Ed è come tutto, diciamo, un contributo alla tecnica e alla scienza che ci fa piacere dare. Dopodiché, nel momento in cui invece Immuni sarà disponibile, la cosa che faremo è interfacciarci ad Immuni. Cioè sarebbe assurdo che Immuni non si interfacciasse a tecnologie sinergiche, quindi quello che Diary farà, premetto che noi abbiamo invece bloccato il nostro sviluppo della tecnologia Bluetooth, perché noi nelle intenzioni c'era di svilupparli entrambi, saputo che uscirà un'app che farà questa cosa con la, diciamo, sotto gli auspici del governo, non ha senso che usiamo la stessa tecnologia, ma una tecnologia complementare ha senso e come che la usiamo, proprio per evitare che quegli automatismi, quegli errori, quelle imprecisioni e quei falsi allarmi vanifichino o comunque depotenzino enormemente gli effetti dell'utilizzo delle app.
Quindi siamo in contatto con le autorità sanitarie, in particolare quelle regionali, proprio per adottare tecnologie complementari. Bene, c'è una piccola nota dal tono polemico, ma la leggo ugualmente, di Paolo Cecchini, che dice: ma gli incentivi, il solo incentivo cui posso ragionevolmente pensare io in questo momento è una corsia preferenziale per i controlli successivi a un'eventuale autosegnalazione. Questa è la contro... La risposta di Paolo Cecchini. Che gli incentivi, diciamo, debbano essere presi dalle motivazioni personali prima di tutto, sono piuttosto d'accordo. Il finale temo di non averlo capito, ma poi con Paolo, se vuole, ci chiariremo a voce. Bene, io vedo, sto guardando l'orologio, vedo che abbiamo superato le 20, ci eravamo riproposti di rimanere nei tempi e ci siamo perfettamente, e quindi se ci fosse qualche altra domanda attenderei un minuto o due e poi proporrei di chiudere. Cosa ne pensi, Alessandro? Sì, tu hai il controllo. più o meno ci eravamo lì. Sì, assolutamente. Ah, ecco, la domanda di Paolo è per me. No, scusami, mi sembrava un po' polemica, perché era legata a un interesse personale. L'incentivo maggiore, secondo me, dovrebbe essere il fatto di essere utili a tutti, di partecipare a un qualche cosa di pubblica utilità, visto che pare che questa epidemia abbia riacceso un senso dell'altruismo, un senso addirittura anche patriottico, no? Quindi l'incentivo dovrebbe essere sottointeso al di fuori di interessi della persona, insomma. Sì, vuol dire che anche l'interesse, diciamo, io ci tengo anche a sottolineare che qualunque sia l'app, è bene pensare che serva anche a tutelare se stessi, perché in questo caso, proprio perché un'epidemia, una pandemia ancora di più, non è una questione personale, ma è una questione collettiva, l'interesse dei singoli coincide con l'interesse collettivo. E quindi l'app deve enfatizzare questo e responsabilizzarci verso noi stessi e verso gli altri, ma esattamente a fare le stesse cose. Cioè, quelle che facciamo per noi stessi sono le stesse che finiscono per essere utili anche per gli altri. Soltanto nel momento in cui dovessimo risultare positivi o dovessimo ricevere una segnalazione, ecco, solo in quel momento i ruoli si svelano. Ma fino a quel momento siamo esattamente tutti sullo stesso piano, e ciò che facciamo utilizzando l'app lo facciamo tenendo presenti le due eventualità come altrettanto probabili. Un'ultima domanda, che poi mi sembra più che altro un'osservazione. Daniel Facchini di Gores Marche dice: sarà fondamentale il ruolo dei dipartimenti di prevenzione che fanno contrasting nella gestione dei casi di Covid-19. Certamente i dati dell'app raggiungeranno i dipartimenti di prevenzione. Questa è la sua osservazione. Sì, allora, il ruolo, come dicevo, adesso spero di interpretare correttamente, però come dicevo, secondo me il ruolo delle autorità sanitarie nella gestione anche dei meccanismi, con tutte le garanzie di anonimato, privacy e quant'altro, quindi anche dei meccanismi decentralizzati, secondo me è fondamentale per capire quali sono gli allarmi che meritano di essere lanciati oppure no, ed eventualmente anche per usare gli stessi meccanismi per lanciare in modo anonimo degli allarmi selettivi, perché potrebbe esserci un caso in cui l'identificazione di un focolaio di contagio non è passato attraverso le app e un'autorità sanitaria decida di allertare tutti quelli che il tal giorno alla tal ora si sono trovati in quel posto. E questo consentirebbe, diciamo, questi meccanismi decentralizzati nelle mani giuste offrirebbero straordinari strumenti per andare in modo mirato ad essere farsi contattare solo da chi si è trovato davvero in quelle circostanze.
Ultima cosa, perché una cosa alla quale tu hai accennato, Alessandro, nella tua esposizione, Francesco D'Angelo chiede come si farà con le persone anziane che notoriamente hanno una scarsa propensione per la tecnologia. Certo, allora, ma come dicevo prima, intanto c'è quel 93%, quindi vuol dire che c'è almeno un 7% di persone che non sono proprio dotate di smartphone, ma ce n'è senz'altro una percentuale ben più alta di persone che non fanno un utilizzo dello smartphone così assiduo da potersi identificare nel proprio smartphone al punto di dire se lo smartphone è qui, ci sono anch'io. E quindi tutte quelle hanno bisogno di qualcosa d'altro, che può essere anche niente, se non il buon senso, perché non dimentichiamoci che me l'ha ricordato Stefano Sartini, ma nei giorni scorsi è circolato un bel intervento satirico, ma non troppo, sull'app Neuroni, dicendo che l'app Neuroni funziona molto meglio di qualunque altra, ma diceva Stefano potrebbe avere dei problemi di installazione in alcuni. E per dire che il buon senso e i comportamenti individuali sono già una forte tutela. Quindi buona parte della popolazione, per quanto fragile, che magari non è così orientata all'utilizzo di tecnologie, può anche darsi che sia quella che tutto sommato ne ha meno bisogno, perché frequenta meno ambienti in cui incontra persone che non conosce personalmente e con le quali ha bisogno di tracciare automaticamente contatti. D'altro canto si stanno invece sviluppando degli oggetti cosiddetti wearable, cioè indossabili, che facciano tutto in automatico. Ma, come dicevo prima, dovunque possibile è bene non affidarci a degli automatismi, ma usare le applicazioni solo come supporto alla nostra consapevolezza e al nostro senso di responsabilità. Ultimissima davvero, Francesca Maria Pecoraro solleva la questione se si può pensare o se si sta pensando a un meccanismo anti-hackeraggio. Allora, sì, nel senso che qualunque sistema ha bisogno di meccanismi di questo genere. Qui adesso entreremmo in questioni molto tecniche, soprattutto non così facili da discutere senza aver spiegato a un livello più tecnico le cose di cui ho parlato, ma il fatto di non conferire dati ad un server centrale è una prima garanzia che quei dati non possano essere violati, perché restano solo nelle applicazioni. Il rischio quale potrebbe essere? Che l'applicazione che noi installiamo in realtà sia una finta applicazione, quindi cadiamo vittima di qualcuno che in realtà ci fornisce una cosa diversa da quella che noi pensiamo di stare installando, e che quella finta applicazione a quel punto, come qualunque cosa che si insinui in un nostro sistema, ci sottragga delle informazioni o ci carpisca qualunque cosa che poi ci procuri un danno. Ma questo prescinde dalla specificità di questa applicazione, perché qualunque applicazione noi installiamo dobbiamo essere certi che a fornircela sia effettivamente prendendola dagli store di Google e di Apple, possiamo verificarlo, che sia l'app ufficiale e che accediamo soltanto a quella e non installiamo cose che ci vengono passate per altri canali. Quindi diciamo delle garanzie ci vengono date, è ovvio che comunque un livello di attenzione alto sarà comunque necessario, tanto più quanto più l'app verrà adottata. Quindi da questo punto di vista ovviamente l'appetito di chi volesse violarla dipenderà anche questo dal rate di adozione. Bene, sono le 8:10 e dopo lo spritz ci aspetta la cena e quindi sì. ci salutiamo, grazie a tutti per l'attenzione. E non so, io non riesco a percepire, Donatello, quante persone hanno assistito a questa chiacchierata. Circa 150 su tutti i canali. Ecco, vede, questo ci conferma che non c'è isolamento sociale, nonostante l'isolamento fisico. E quindi, bene, auguro a tutti una buona cena e siamo pronti per il prossimo UniURB Spritz, come al solito, di giovedì. Arrivederci a tutti. Benissimo, grazie a tutti, grazie Donatello, grazie Giannita. Grazie. Ciao, ciao.